Ciao a tutti, vi mostro come si può riposare in Russia d'inverno, anche se da voi l'inverno è finito, qui c'è ancora abbastanza neve. Si può prendere, affittare una casetta in mezzo al bosco, una casetta fatta proprio così, a punta. C'è ancora il sole che splende. C'è divano letto, si può dormire, un bel tavolino. Qui c'è la cucina, questo è il frigorifero molto piccolo, da questa parte abbiamo pure il bagno con la doccia, grazie alla collaboratrice che accende la luce. Come dicevo, qui c'è il divano letto, ma in realtà noi non dormiremo qui, perché per noi c'è un posticino. Lì sopra, vedete, si va su per le scale. E da qua non si riesce a vedere, però lì sopra c'è un bel letto a due piazze, non larghissimo, ma due persone ci stanno bene. Cos'altro posso mostrarvi? Fuori, cosa c'è fuori? Se riesco a passare. L'amaca ovviamente si può anche togliere, l'abbiamo messa solo per provare un'esperienza nuova. Allora, qui fuori metto le ciabattine. Cos'è questo tinozzo? È proprio un tinozzo per lavarsi. Qui c'è una stufa a legna, caldaia, boiler, bollitore. Usiamo tutte le lingue che conosciamo. Questa renna non è una renna semplice, ma è una. Com'è che si chiama questo? Dove si fa la grigliata, insomma. Per fare le grigliate, guardate che bello il bosco, un timido sole primaverile, c'è ancora tanta neve, ma è praticamente più ghiaccio che neve, si sta sciogliendo un po' alla volta. Quella è una casetta, vedete, da fuori le casette sono fatte così, proprio semplici, a punta. Qua c'è tutta la stradina, non so se si riescono a vedere le lucette, le lampadine, ci sono sul sentiero? Lampadine, adesso è ancora chiaro, sono già accese, penso, ma si vedono poco. Questo davanti a noi, che sembra una piccolissima casetta, è come si chiama? Dove si mette la legna. Si sente il rumore qui dell'acqua, che stanno cambiando l'acqua del nostro tinozzo. Domani faremo un bel bagnetto qui, fuori, con l'acqua calda. Guardate che bella la casetta da fuori. Forse si riesce a vedere anche il mio riflesso sulla porta. Ciao ciao! Che bello il cielo azzurro, qui si vede che è azzurro. E insomma, se siete stanchi di stare chiusi in Italia, potete venire qui a riposare, non contagiate nessuno, nessuno vi contagia. Forse, non so, qualche orso può essere che ci sia. Ma speriamo di no. Va bene, vi lascio io. Vado a leggere un libro.